noi abbiamo molto a cuore il problema della sicurezza dei nostri utenti e ovviamente del personale. È un ulteriore passo avanti per dare veramente la sensazione, anche con attività pratiche effettive, di quanto sta a cuore la mobilità in questa città. Il defibrillatore arriva anche sui mezzi pubblici. È partito il progetto Salvavita, promosso dal Comune e curato dall'ANM. In una prima fase saranno 10 i defibrillatori automatici presenti nelle principali stazioni della linea 1 della metropolitana e nelle funicolari Centrale e Montesanto, oltre al capolinea degli autobus di Via Brin ed al parcheggio del centro direzionale, per estendersi poi all'intero sistema integrato dei trasporti. 250 lavoratori di ANM saranno formati per l'utilizzo delle strumentazioni per praticare la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco. Una soluzione pensata anche in considerazione del dato secondo cui ogni anno in Italia più di 300.000 persone perdono la vita per episodi come questi. È una prima fase, un primo processo per dare la garanzia, più garanzia e più sicurezza all'utenza del trasporto pubblico locale. Quale sarà il personale che sarà atto a poter svolgere questa manovra? Il personale aziendale che farà un corso che darà loro poi la possibilità di poter gestire il defibrillatore. Noi speriamo che non serva mai, ma in caso di criticità saranno loro a utilizzarlo.